Uomini e donne è ormai iniziato con una nuova edizione. I telespettatori hanno rivisto tutti i protagonisti che avevano lasciato qualche mese fa, in particolar modo Gemma, Armando, Davide e tanti altri. Un'assenza che non è passata inosservata e che era già stata anticipata durante le registrazioni che erano avvenute già da qualche tempo. Ora, però, alcuni retroscena hanno rivelato per quale motivo il cavaliere non sarà più presente. E ripartito Uomini e donne dopo la pausa estiva. Dopo qualche mese di pausa, i telespettatori hanno assistito nuovamente alle vicende dei protagonisti. Quasi tutti i volti più importanti del trono over sono stati interpellati quasi subito, tra Gemma e i saluti di Tina ad Armando, che ha ironizzato sulla sua abbronzatura. Già dai tempi delle prime registrazioni di questa nuova edizione, iniziate alla fine di agosto, aveva iniziato a circolare con insistenza la notizia sull'assenza di Biagio Di Maro. Quest'ultimo, grande protagonista delle precedenti edizioni e spesso al centro delle polemiche per via del suo comportamento con le dame, non è mai stato presente a nessuna delle registrazioni che si sono svolte. Per questo motivo, al pubblico presente è sembrato evidente che ormai Di Maro non facesse più parte del parterre in maniera ufficiale, come un tempo. Immediatamente sono circolate tante indiscrezioni sulle motivazioni, e c'è un retroscena in particolare che è stato svelato e che sembra essere fondato. A quanto pare, la mancata riconferma di Biagio per questo nuovo anno sarebbe avvenuta su volontà diretta di Maria De Filippi. La conduttrice avrebbe fatto sapere alla redazione di non avere intenzione di far tornare Biagio nel parterre dei cavalieri, di Uomini e donne. La conduttrice si sarebbe opposta fermamente, proprio per evitare di replicare quanto accaduto già in precedenza, con gli scontri tra Biagio e le dame e le mancanze di rispetto che hanno sempre scatenato le polemiche in studio. Secondo quanto è stato riportato, con tante indiscrezioni che si sono succedute, Maria De Filippi avrebbe deciso personalmente di non confermare ancora una volta Biagio a causa dei suoi comportamenti. Anche Coming Soon ha confermato le notizie trapelate, sostenendo che proprio Maria avrebbe preso questa decisione. Per il momento Biagio Di Maro non ha fatto sapere nulla, non ha smentito né confermato. Il cavaliere è abbastanza seguito sui social ed è anche attivo, motivo per cui potrebbe presto far sapere qualcosa ai suoi follower su quanto accaduto. Di certo sarebbe una notizia molto rilevante se fosse stata la De Filippi a respingere la possibilità del ritorno di Di Maro. Una cosa del genere sarebbe senza precedenti nella storia del dating show, anche se molto spesso la conduttrice ha avuto degli screzi con Biagio per il modo in cui ha trattato le dame che ha frequentato. Sui social alcuni chiedono il ritorno di Biagio ed una sorta di riconciliazione con Maria, ma ovviamente l'ipotesi sembra piuttosto improbabile e per ora non ci sono segnali in tutto questo. Invece, confermato il ritorno di Gemma, come gli stessi telespettatori hanno visto, malgrado le voci che erano circolate sulla sua assenza. Nelle registrazioni è stata presente anche Ida, così come Riccardo. Dopo l'estate ha fatto ritorno anche Armando, ed anche Alessandro Vicinanza, ex corteggiatore della Platano. Tutti gli altri volti noti del parterre maschile e femminile sono stati riconfermati, e non sono previsti abbandoni nel corso delle prossime puntate. La nuova edizione, quindi, può prendere il via a pieno ritmo. Voi che cosa ne pensate? Avevate notato l'assenza di Biagio Di Maro e credete che sia stata veramente Maria De Filippi a prendere in mano la situazione e a chiedere che non tornasse? A voi i commenti. Il testo parte da qui. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.